Quando nasciamo iniziamo a scrivere, poco per volta, la nostra storia. Questo vale per le persone, così come per i luoghi. Il Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro, a Osimo, nelle Marche, non fa eccezione. La sua di storia è appena cominciata, ma affonda le radici in una storia più grande. Perché in questi spazi, senza dubbio il progetto più importante che abbiamo mai avviato, c'è anche il tempo trascorso da quando, nel 1964, l'immaginazione e la tenacia di una donna sordoceca, insieme alla partecipazione e alla generosità di molti, diedero vita alla Lega del Filo d'Oro, con in mente l'idea di qualcosa che unisse le persone sordoceche con il resto del mondo. Dentro ogni stanza, ogni metro, ogni mattone, ci sono gli oltre 50 anni in cui, grazie a un costante lavoro collettivo, la Lega è stata, ed è, il punto di riferimento in Italia per le persone sordo-cieche e pluriminorate psicosensoriali. Questo spazio è per loro, per aiutarle con professionalità e passione ad andare oltre i propri limiti e raggiungere la maggiore autonomia possibile. Il centro è attivo e pieno di vita, ospita già bambini e adulti con gravi disabilità e offre percorsi studiati su misura per ciascuno di loro. Ma la strada che abbiamo di fronte, prima che il progetto possa dirsi compiuto, è lunga e impegnativa. Richiede ancora molto lavoro e sostegno e porterà alla piena fruibilità di un luogo che, quando sarà completato, potrà offrire a chi ne ha bisogno minori tempi di attesa e servizi sempre più specializzati. Tutto questo renderà il centro, nel complesso, una realtà dove ogni particolare è pensato perché anche alle persone con le più gravi disabilità sia assicurata la completa vivibilità di ogni spazio. Un posto immaginato per accogliere e anche per fare ricerca. Il nuovo centro nazionale è dunque un sogno che si sta avverando, come avviene, qualche volta, con i sogni che qualcuno ha il coraggio di sognare. Solo chi non ci conosce può pensare che i nostri ospiti purtroppo non possono vederlo. Perché invece la nostra storia, quello che da decenni facciamo ogni giorno in tutta Italia, in 5 centri residenziali e 8 sedi territoriali, ci dice che è possibile andare oltre il buio, oltre il silenzio. Dunque sappiamo che lo vedono e che lo sentono. Sappiamo che un traguardo, anche grande e importante come questo, è soprattutto il luogo di nuove partenze. Sappiamo che il futuro non è scritto, ma di sicuro è cominciato.